tutti, eccomi con un nuovo make up tutorial per velocizzare i tempi. Ho già realizzato la base viso. Se volete vedere tutti i prodotti che ho utilizzato, come sempre vi lascio la lista completa nel box informazioni. Ho in mente un make up bello strong, ragazzi, ed era da un po' che non realizzavo un make up così strong, quindi sono super emozionata. Qui ho il cerchietto, ma i capelli oggi sono un po' pomposi. Comunque, ragazzi, cominciamo. Io sono quel genere di persona che non si prepara prima le cose, quindi adesso sono alla ricerca dei pennelli, perché ho preso solo i prodotti perché sono la parte che in questo momento mi interessa di più e non ho preso i pennelli. Certo, potrei truccarmi con le dita, ma insomma. Voi invece che tipo di persone siete? Super organizzate o una via di mezzo? Io sono una via di mezzo, non voglio dire di essere poco organizzata perché non sarebbe vero, però sono una via di mezzo, potrei migliorare, ecco. Fatemi sapere nei commenti voi invece che tipo di persone siete, se super organizzate, una via di mezzo o poco organizzate. Comunque, ragazzi, tralasciando questi capelli, ok, smetterò di guardarli altrimenti passo tutto il tempo a fare così. Ok, mi sono anche avvicinata, ho preso la matita blu di Natura Verde Bio. Infatti i prodotti principali che voglio utilizzare sono le nuove nuance dei loro ombretti e dei loro rossetti, sono stupendi. Quindi matita che mi farà anche da base per gli ombretti, che vado a sfumare per bene. Ne approfitto anche per aggiornarvi, tanto adesso ho un lungo lavoro di sfumature su questo look. Ormai utilizzo i prodotti di Natura Verde Bio veramente da un po', non so se avete visto anche i video precedenti o se siete nuove, comunque nel caso magari ve li rilinko nel box informazioni, e vi devo dire che sono veramente molto buoni. Alcuni mi sono entrati proprio nella mia pochette dei trucchi quotidiani, come ad esempio dei rossetti nude stupendi. Poi sono dei rossetti fantastici perché sono comunque idratanti, durano a lungo ma sono idratanti, quindi poi non vi ritrovate con le labbra super secche oppure con il colore tipo che va a finire nelle pieghette. Sfumo leggermente anche al di sotto, proprio già con il pennello, stessa cosa anche qui. Il trucco degli occhi so che sarà bello strong, bello carico. Sono indecisa per le labbra, se poi lasciarle nude o se caricare anche le labbra, perché fino a qualche anno fa io ero assolutamente per il se trucco troppo gli occhi, se trucco in modo insomma un po' più strong gli occhi, allora sulle labbra mi mantengo leggera. Adesso dipende dall'occasione, dipende da come mi sento, diciamo non mi pongo più dei paletti in questo senso, dei vincoli. Cerco di trovare insomma l'armonia nel look che ho creato in quel momento, senza darmi dei limiti, anche perché, ragazzi, veramente il make up è arte, quindi secondo me porsi dei limiti neanche nel make up, no, cioè proprio no. È anche bello sperimentare e giocare un pochino con i colori. Prendo appunto una delle nuove nuance degli ombretti di Natura Verde Bio, che è questo bellissimo bellissimo blu. È bellissimo, ragazzi, è un blu intenso e ha dei riflessi stupendi. Non so se avete notato, ma ho cambiato un pochino l'impostazione adesso mentre faccio i tutorial, perché prima avevo lo specchio qui, ma intanto mi dicevate che avreste preferito vedermi proprio davanti, e quindi ho messo lo specchio al di sotto della telecamera, ma se lo avvicino si vede lo specchio e mi copro, quindi è un po' lontano, quindi io sono tipo... Per l'interno dell'occhio invece utilizzo il nero, perché dopo vorrei anche applicare l'eyeliner nero. In questo modo, secondo me, si crea una bella armonia. E guardate come scrivono bene nella rima interna dell'occhio queste matite. E questo è sempre di Natura Verde Bio. A questo punto, con un pennello da sfumatura, metto un po' di cipria in questa zona, ma proprio una spolveratina, perché questo mi aiuterà a sfumare tutti i colori che applicherò successivamente. Primo colore che vado a sfumare, sempre con il pennello da sfumatura, è il marrone, sempre Natura Verde Bio. Tutti gli ombretti che utilizzerò sono di Natura Verde Bio, che mi erano arrivati appunto le nuove nuance. Avete visto che ormai sono diversi mesi che collaboriamo, quindi mi arrivano anche le novità. Ok, vedete, in questo modo si riesce ad applicare il prodotto senza creare chiazze, in modo molto delicato, quindi riesco a gestire proprio meglio il colore, a capire quale intensità dare, quindi non rischio di fare subito colore troppo scuro. Come vedete, lo sto applicando leggermente più in alto rispetto al blu, e tra questi due colori, bellissimo bellissimo purple, ragazzi, meraviglioso. Vado quindi prima a tamponarlo, vedete, subito sopra il blu, li sovrappongo anche un pochino perché tanto li sfumerò insieme. Comunque sono felice di questa collaborazione con Natura Verde Bio, perché so che molte di voi che mi seguite state attente comunque all'inci dei prodotti, siete appassionate appunto di cosmesi biologica. Questi sono dei prodotti bio di ottima ottima qualità. A questo punto, ragazzi, blend 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 blend.
Io sono sicura, perché un pochino credo di conoscervi. Cioè, voi un po' conoscete me, ovviamente, ma credo anche io un pochino di conoscere voi in base ai commenti che mi lasciate, perché ovviamente ci sono alcune di voi che sono super super presenti e commentano sempre ogni video, ogni foto, e magari hanno la stessa immagine di profilo sia qui su YouTube che su Instagram, per esempio, e quindi io a colpo d'occhio riesco a riconoscervi e un po' quindi ormai so anche cosa vi piace e cosa non vi piace. Io sono sicura che questo look un po' diverso dal solito vi piacerà tantissimo e non vedo l'ora che sia online questo video. E da una delle loro palette prendo quindi questo colore bianco che è un po' riflessato. Sfumo però prima meglio, vedete, questo blu iniziale, e questo colore luminoso lo applico proprio qui nell'angolino interno. Adoro. Ma ragazzi, non finisce qui, perché voglio rendere ancora un po' più particolare questo look, quindi prendo una matita verde e proprio qui nel centro della palpebra e leggermente anche qui sotto sfumo un pochino con le dita, e prendo l'altro ombretto, sempre una delle novità, e lo tampono qui nel centro. Ragazzi, se questa fosse YouTube 2009 l'avrei intitolato trucco pavone, perché mi ricorda un pavone. A questo punto, come vi dicevo, do una linea di eyeliner, però non voglio che sia troppo spessa, perché comunque voglio che si vedano tutti gli altri colori che ho applicato. A questo punto mascara. Questo peraltro è un mascara che sto provando da un po' di tempo. Sul look del genere vi consiglio un mascara che sia in grado di pettinare, definire e volumizzare le ciglia, ma anche incurvarle, quindi un po' un mascara che svolge un po' tutte le funzioni, perché è bello che si riescano a vedere le puntine delle ciglia al di sopra dell'eyeliner. Magari, se preferite, se avete tempo, potete prima passare anche un piegaciglia o applicare delle ciglia finte, però ho paura che le ciglia finte possano andare a coprire troppo i colori del make-up, sarebbe un peccato. E vi devo dire, ragazzi, che questo look mi piace anche con questa camicina. Pensavo sarebbe stato un po' too much per la camicina, e invece mi piace, ovviamente anche nelle ciglia inferiori. Però voglio utilizzare un po' dell'ombretto che ho applicato qui anche come illuminante sullo zigomo, direttamente con le dita. Ora vi sembrerà una cosa folle, però prendo un pelino, ragazzi, ma proprio basta, e tampono qui sullo zigomo. Mi richiama in questo modo appena il tono che ho utilizzato qui. Ragazzi, per le labbra potrei andare su un semplicissimo nude. E ok, volevo mettere il rossetto più del gloss, vi dico la verità. Vi mostro le nuove nuance dei rossetti, appunto, anche se ve le ho già mostrate su stories quando mi erano arrivate. Allora, ragazzi, secondo me anche questo viola sta divinamente, ma un po' tutti secondo me stanno bene. Ho deciso, applico questo più chiaro ma lo sfumo con l'altro marrone, quindi vedete, questo lo applico più dal centro verso l'esterno. Sono dei bei rossetti questi, perché hanno una bella consistenza, non sono troppo duri ma neanche troppo morbidi, quindi si riescono, hanno la consistenza perfetta per poterli applicare anche senza un pennello, per intenderci. E come vi dicevo, vado a sfumare con il marrone. Poi sfumerò meglio con le dita. Ragazzi, ma quanto ci piace questo look! A me piace un sacco. Sta bene sia col capello sciolto, sia con un capello un po' raccolto che apre, quindi mostra bene il trucco. Forse questo è quello che preferisco. Comunque ragazzi, con questo è tutto. Io spero tantissimo che questo look vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate sia del make-up che ho realizzato, sia dell'inquadratura, sia dei prodotti che ho utilizzato. Se vi va, datemi un feedback un pochino su tutto, per me è super utile. E niente, come vi ho detto, trovate la lista completa di tutti i prodotti utilizzati nel box informazioni. E per le novità di Natura Verde Bio, ragazzi, io non ho parole. Cioè, riescono a superarsi ogni volta. Sono dei colori stupendi. Guardate che resa meravigliosa. Ma poi hanno dei riflessi pazzeschi dal vivo. Ok, mi sono avvicinata un po' per mostrarvi meglio il make up. Niente, io spero tantissimo che vi sia piaciuto. Vi ringrazio per aver seguito anche questo video. Non vedo l'ora di leggere tutti i vostri commenti. Vi mando un bacio, un abbraccio e ci vediamo alla prossima. Ciao!